Allora, signor Sindaco, per quanto riguarda il discorso dell'eventuale passaggio dei musei provinciali al Comune, com'è la situazione? Ma la situazione è quella, la Regione prevede di gestire direttamente i musei provinciali accorpandoli a Villa... All'azienda speciale di Villa Manin. Ecco, noi riteniamo che sarebbe più giusto, più nell'interesse della città, che questa venisse affidata al Comune di Gorizia, ma soprattutto intendiamo fare una battaglia sulla proprietà delle collezioni e dei beni che devono assolutamente restare della città di Gorizia e quindi devono essere affidati al Comune. Anche perché Napoleone insegna, no? Sì, appunto, abbiamo già visto, sì. Abbiamo già dato. Bene. Comunque la cosa va positiva, insomma. Diciamo che vediamo se adesso saremo ascoltati dalla Regione oppure no. Per quanto riguarda invece il tavolare? Il tavolare è un altro dei problemi, questa è una presa di posizione della Regione assolutamente incomprensibile, il trasferimento del tavolare da Gorizia a Gradisca non ha senso, perché mentre il catasto resta a Gorizia, il tribunale e il giudice tavolare resta a Gorizia, solo il tavolare viene trasferito a Gradisca. Questo fa sì che gli operatori debbano correre da qua a là senza ottenere nessun risultato pratico, né di risparmi da parte della Regione, ma solo un aggravio di costi per gli utenti stessi. Quindi su questo c'è una disponibilità a ragionare da parte della Regione, speriamo che ciò avvenga. Assessore Bellan, ha presentato quest'oggi il dicembre goriziano in tempi di spending review, di crisi, insomma sta di fatto che il Comune di Gorizia è sempre in prima fila per aiutare i commercianti e creare una squadra unica nel suo genere. Beh, noi abbiamo voluto puntare, infatti come Comune, a creare un'atmosfera natalizia. La nostra decisione per il dicembre goriziano è stata quella di investire sulle luminarie, le abbiamo mantenute come l'anno scorso, un po' in una zona anche aumentata, una zona dei giardini, la nuova parte che verrà illuminata, più il tappeto, proprio perché è giusto e corretto dare al commercio e dare a chi vuole venire a Gorizia la sensazione del Natale, quindi l'atmosfera giusta. Senta, portare tanta gente come negli anni scorsi non è facile, però il programma insomma è appetitoso per attirare poi il pubblico. Abbiamo pensato a un programma, l'abbiamo pensato insieme ai commercianti, insieme a un'associazione che è anche le Nuove Vie, che è tutta la parte storica del nostro centro storico. E partiamo con la Fiera di Sant'Andrea, che ormai è una fiera tradizionale che porta tantissimi visitatori da tutta la regione e anche dalla Slovenia. Partiamo con Via Rastello, con la Via dei Sapori, in cui troveremo di nuovo tutte le caratteristiche enogastronomiche del nostro territorio, per poi proseguire da metà dicembre in poi anche con il villaggio di Natale. Poi gran finale il 31 dicembre. 31 dicembre il gran finale in piazza, speriamo che il tempo si mantenga bello come l'anno scorso e che abbiamo lo stesso numero di visitatori a Gorizia.